No, no. Ciao a tutti, ragazzi, io sono Vergens di Game Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Dal momento che è uscita ufficialmente. Da non so, io sto registrando oggi che è 20. Quindi oggi per me è ufficialmente uscita Queen Blast. Per voi non lo so da quanto tempo è uscita, fatto sta che, comunque è ufficialmente uscita da Queen Blast. E quindi, dal momento che sono arrivate delle nuove carte, dei nuovi mazzi e dei nuovi supporti, ho deciso di portarvi una decklist aggiornata per quanto riguarda TR. TR. TR Laments. Ragazzi, io sto provando la nuova lista di TR da un po', da. circa dal pre Anzi no, da prima del premiere, da tipo 4-5 giorni prima del premiere, che sto provando a montare una lista di TR aggiornata. Ho tagliato completamente i Dinger. Questa lista mi sta piacendo, è molto stabile. Ve la porto, ovviamente non aspettatevi la lista migliore del formato, perché non sono assolutamente un genio del, del deck building, quindi sono aperto a consigli. Qua sotto ovviamente vi andrò a spiegare tutte le motivazioni per le quali ho preso queste scelte. Ma detto questo, vi farò vedere anche una combo molto carina. A fine Deck list. Allora facciamo da parte l'Exilec e incominciamo con i classici nomi di Tier 3 Sheren, 3 Merli, 3 Abnis 3 Rhino Nonostante siano usciti i supporti Siano cambiate carte Ho deciso comunque di tenerle a 3 per Al momento non ho inserito nemmeno i Castira Fenrir Cashtila Fenrir insomma come si chiama lui perché onestamente penso che la stabilità sia più importante onestamente per questo mazzo e quindi piuttosto che inserire Fenrir ho inserito direttamente queste carte qua. Sì, Fenrir ti dà una possibilità di going second, magari poteste pensare di togliere una Hubnis e un Rhino e magari togliere una terza carta da qualche altra parte per andare a mettere Fenrir, però onestamente ho preferito non inserirlo al momento. Poi vabbè, per carità, di side ci può anche andare, assolutamente io non vi farò vedere la side. Quindi, vabbè, eh, conoscete i mostri TR, vi ho già presentato TR diverse volte, Rhino Heart fa Foolish su evocazione e se viene mandato al cimitero di rientra scartando una carta TR dalla mano, non di costumo, tutto di effetto. Loro tre sono molto simili, se vengono mandate al cimitero di effetto ci permettono di fare fusione utilizzando il materiale che sta attivando l'effetto più altri materiali da mano, terreno e o cimitero. E inoltre tutti hanno effetti diversi. Sheren si evoca specialmente scartando di effetto un mostro e 1003. Miru, quando viene evocata specialmente o normalmente ci permette di millare 3 dalla cima del mazzo, Havnis se l'ultimo effetto attivato sul terreno è un effetto di mostro ci permette di attivare l'effetto, evocarla specialmente e millare le prime 3 dalla cima del mazzo e questo è un effetto rapido quindi sostanzialmente è una end trap quindi... Questi sono i nomi tier, nomi tier che si vanno ad accompagnare al 3x di Primeval Planet per le Conte da formare, ovviamente la terreno è assolutamente fortissima, eh, su attivazione ci dà un sercino, da 500 di attacco ad ogni mostro, Fusione e Tier Laments e inoltre quando una carta Tyrlaments viene rimischiata da terreno cimitero nel mazzo ci permette di spaccare una targhettando, quindi molto 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 forte ci fa la partenza. Non penso di dover perdere ulteriormente tempo. Penso invece di dover perdere un po' di tempo sulle altre tre magie per quale motivazione. Tre per di heartbeat. Allora, qui il problema è che al sud sostanzialmente si gioca di tumore. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che si gioca tantissimo Mina. Si gioca tantissimo Floodgate, che siano magie e trappole. Principalmente trappole, ovviamente. roba del tipo. Magari si gioca Dark Embry Only One tantissimo. Si gioca Rivalità dei Signori della Guerra tantissimo. Quindi ho deciso di togliere il ciclone galattico perché a causa purtroppo di Runic. Non è... cioè è diventato un po' mediocre il ciclone galattico perché Runic si può proteggere tranquillamente la mina o insomma le carte che vuole Avevo messo inizialmente ciclone cosmico però non mi faceva impazzire l'idea perché ciclone cosmico se millato non fa effettivamente nulla Heartbeat è una via di mezzo, cosa fa sostanzialmente? È nuovissima da Darkwing Blast Sceglie come bersaglio una magia trappola che... È sul terreno, quindi puoi anche scegliere una tua stessa. Se controlli Visa Star Frost, invece ne puoi scegliere come bersaglio 2. Cosa succede? Succede che rimbalzi in mano di effetto quella carta che hai scelto come bersaglio e poi scarti mandi dalla mano al cimitero non scarti mi raccomando perché i danger non partono sotto sta roba mandi dalla tua mano al cimitero una carta inoltre se viene millata ci permette di recuperare una carta trappola di TR arlaments dal cimitero alla mano molto forte perché sì ci serve la carta in mano da scartare però con l'engine che giochiamo qui dentro non è difficile da avere la da scartare? Sì, con Super Poli c'è un po' tanto che si deve scartare assolutamente. Però la carta è veramente forte, ci permette di autare mina senza problemi. La carta verrà rimischiata nel mazzo. Quindi sì, non è un vero e proprio auto a mina, però la toglie dal terreno in quel momento che è la cosa che ci serve. E inoltre, cosa molto importante: tanto 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 importante, è che eh, ci faccia scartare da mano, magari ci fa mandare dalla mano un, un nome tier, magari abbiamo Sharen, ci fa fare fusione nel turno dell'avversario. Molto forte. Inoltre l'effetto. Di essere millata non è per niente male. Perché dato che migliamo tanto, è probabile avere Sallic e Crime al cimitero. E infatti gioco due per di Sallic Mono Crime. E quindi a me è capitato, per esempio, nei testing che ho fatto di looparmi Crime. Letteralmente la giocavo. e Nel turno, della, nel turno mio nel turno dell'avversario, insomma, dipende. Magari mi lavo una copia di Artfit e mi recuperavo Crime in mano, che è veramente molto forte come cosa. Salik, vabbè, la gioco due per, fortissima. Non, al momento Metanoise non vale la pena giocarla, secondo me, perché TR è comunque molto presente. Diciamo che principalmente si gioca Sprite, sì, ma con Runic. E quindi potrebbe anche riuscire a giocare senza avere necessariamente il suo mostro coperto insomma quindi può giocare anche senza avere mosse sul terreno perché setta e fa cose quindi molto forte se viene immillata ci fa la sercino che è una cosa molto buona crime messa perché è un omni negate praticamente serciabile, perché annulla attivazioni di magie e trappole e effetti di mostri se controlliamo una carta tier laments o Visa star frost ovviamente Neghiamo l'attivazione e se lo facciamo ci permette di rimischiare la carta nel mazzo. Negata. E inoltre mandiamo un mostro con effetto. Dalla nostra mano al cimitero, eh, no, è, vuole un mostro, non un mostro con effetto. Vabbè, gialloni non ne giochiamo, però Scazzi Quindi ci permette di far partire eventuali effetti nei nostri mostri tier o um, qualsiasi mostro che abbiamo come scartino lo mandiamo al cimitero e ci permette di avere un omni negate. È molto importante per quale motivazione? Perché possiamo negare Dark Ruler, possiamo negare eventuali Forbidden Droplet, possiamo negare Mina e soprattutto contro Sprite è molto forte perché, per esempio, normal Beaver, effetto, gli giriamo Crime, Beaver viene rimisciato nel mazzo, l'effetto di Evocare non si risolverà. Il nostro caro amico Sprite ha utilizzato già la sua normal e quindi o gioca starter e noi abbiamo risposte comunque a starter mediamente sulla nostra board, la nostra board ha sempre una risposta starter oppure niente, non, non ci passa il turno così perché non riesce a giocare. Oppure al massimo, se Sprite con i Runic incomincia a giocare con il reparto Runic, però. Senza Reparto Sprite siamo più o meno in una posizione buona di partita, mettiamola così. Inoltre, se viene millata da effetto, ci permette di recuperare una carta tier bandita, è una carta mostro tier bandita dal, alla mano. Che è interessante come cosa, perché in un formato nel quale si giocano i Beasted, i Corvi, Fenrir e varie carte che bannano. Comunque, vabbè, no, Fenrir no, perché Benin Fenrir ha coperto, però i Beasted bannano scoperti, Corvo ha scoperto, noi ci andiamo tranquillamente a recuperare la ripartenza, magari, che ci hanno banna bannato, 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 quindi è veramente molto interessante. Poi, il reparto che ci dà assolutamente straconsistenza, gioco a 41 per questo reparto, abbiamo tre pair di branded in high spirits con i target che sono Albion, e Cartesia. Allora, questa è praticamente ciucar Combo perché... Cioè, questa, con un qualsiasi nome tier, ci permette di concludere con Barone dei Fiori più Lulu Karos e una carta pescata. Dopo vi faccio vedere la combo. Vi faccio vedere soltanto quella combo, non vi faccio vedere le testando perché ci vuole veramente troppo tempo. Vabbè, Branded in Experience, rivediamo di costo un nostro qualsiasi nome tier. Mandiamo... Ma uno di costo dall'exadec al cimitero con lo stesso tipo e che abbia 2005 di attacco di difesa. Quindi sostanzialmente andiamo a mandare l'Ulucaros e lei il target. Anzi, Rule perdonatemi, è lei il target perché prima era Deathfrog, adesso è lei. Riveliamo di costo nome tier, mandiamo Rule di costo dal dall'exadec al cimitero. In risoluzione noi possiamo attivare l'effetto, ovvero scartare il nome tier che abbiamo ri rivelato per raggiungere un mostro che... Uh, vuole Albaz nel suo effetto oppure caduto di Albaz quindi possiamo aggiungere Albion e Cartesia in questo caso perché tutte e due menzionano caduto di Albaz. E cosa molto interessante, se noi durante la combo milliamo Albion, Cartesia la, la possiamo evocare specialmente perché Albion al cimitero risulta come un uh, Carduto di Albaz molto, molto, molto forte è assolutamente fortissima, Albion è assolutamente non brick, è praticamente una upstart goblin, lo riveliamo, mandiamo di costo una mh, carta marchiato, vabbè, eh, dal deck al cimitero, in questo caso l'unica carta è marchiata nel buon umore, eh, lo mettiamo in fondo e peschiamo una, se nel cimitero può comunque fare questa cosa, ovvero mandare dal deck Branding and Experience al cimitero per rimettersi in fondo al mazzo, oppure se... Ce l'abbiamo in mano, Brandon in Experience. Lo possiamo specialare lui, per esempio. è Al cimitero, scartiamo Brandon in Experience dalla mano e lo possiamo specialare sul terreno. Che è comunque un body in più sul terreno: quindi non fa male, assolutamente. però dipende ovviamente dalle situazioni. Per quanto riguarda Cartesia, è fortissima: ci permette in Quick Effect di fare fusione di un mostro, fusione di livello 8 o superiore. Quindi ci permette sostanzialmente con la combo di calare Lulucaros Poi vi farò vedere la combo, vi ripeto. È un tuner di livello 4 Luce 1500. Inoltre, se abbiamo Albaz al cimitero, o sul terreno anche, sì, se abbiamo Albaz sul terreno o nel cimitero, possiamo evocarla specialmente. La cosa divertente, a parte di lui, è che Cartesia e Brandin and Spirits si riaddano in mano. Quindi, se noi facciamo comunque la nostra combo. In Endface magari abbiamo millato queste due senza utilizzare l'effetto di Branded in High Spirits. In Endface se un mosso fusione ha toccato il, il cimitero noi ci possiamo riaddare High Spirits e Cartesia e avere quindi due gratis scartini gratis o ripartenza nel caso di High Spirits perché è veramente forte come carta. Quindi questo è il pacchetto di Branded in High Spirits. Dopo questo abbiamo il reparto Flex Spot. Sono 3, 6, 9, 10. 12 flex spot da poter sfruttare. Io ho scelto per 3 hash, 3 impermanence, 3 super polimerizzazioni, 2 talenti mono cold. Allora, non volevo giocare a 42, quindi non ho messo la terza talenti, anche se al momento non ce l'ho nemmeno. La terza talenti potrebbe essere un'idea tagliare la cold per mettere la terza talenti. Per quale motivo vi dico questa cosa? Perché Cold è utile, sì, ma relativamente è forte assolutissimamente contro il carissimo. Shifter... Beh, ov ovviamente è il modo migliore per andare a rispondere... A è l'unico modo, anzi, per andare a rispondere a Shifter... Con Superpoli sotto Shifter potremmo campare... Però è molto complicato... E da pensare come cosa... Dato che Cold non può fermare i Beasted... Talenti è forte per questo motivo... Perché se ci becchiamo un Beasted... Noi facciamo Talenti, guardo la mano e gioco... Perché comunque un Beasted teoricamente non ci dovrebbe fare nulla... Abbiamo abbastanza Extender... E poi vabbè, abbiamo Superpoli che secondo me è mandatoria... non si si può assolutamente togliere dal mazzo in permanence. Ash sono da decidere un po', dipende un po' dal formato. Insomma, questi sono flex spot. Ragazzi, letteralmente decidete quello che volete giocare in base al vostro formato e giocateci quello che pensate sia più giusto. Insomma, 12 flex spot secondo me sono un numero più che dignitoso. Infine, abbiamo le ultime due carte che sono. Instant Fusion, che fa combo da sola. È vergognosa, sta carta. E eh, Sepultura Sciocca, vabbè, poco da dire. Sepultura Sciocca, in realtà, mi sto ricredendo, è molto meno forte, a turno 1, ovviamente, di quello che pensassi, devo essere sincero. Però è comunque una carta da non togliere, secondo me. Per quanto riguarda l'exadec. Allora, due per di Kit Kalos. Ve l'ho già spiegata. Sua evocazione ci permette di... Eh, Su vocazione speciale ci permette di aggiungere da deck o fare foolish, da deck sempre, di una carta tiarlamens. Quindi ci possiamo aggiungere praticamente tutto il mazzo, eccetto per l'ereno ovviamente. Inoltre lei può targettare una carta sul terreno per mandarla al cimitero e evocare specialmente, senza scegliere come bersaglio, un mostro tiarlamens da mano o cimitero. Inoltre se viene mandata al cimitero l'effetto ci permette di millare le prime 5 del nostro deck al cimitero. Vuole come materiale un mostro tiarlamens più un mostro acqua. Successivamente, Thier Laments Rule Callos, fortissima, eh, sostanzialmente nega effetti che vogliono evocare specialmente, eh, devastante come carta, mandando una carta dal terreno al cimitero. Quindi, se noi ci siamo già giocati la negazione di Sallic, possiamo mandare Sallic al cimitero per andarci a prendere la ripartenza. Veramente molto forte come cosa. Inoltre, se lascia il terreno. Questa, se questa carta è evocata tramite fusione, lascia il terreno viene mandato al cimitero. L'effetto, effetto, effetto la possiamo rievocare specialmente. La cosa importante è che una volta, dopo aver fatto sta cosa, lei non potrà più rientrare per il suo effetto. Quindi, per esempio, lei sta sul terreno, ci fanno buco nero, ok, viene mandata al cimitero, effetto, rientra. Ed è evocata specialmente, non è evocata tramite fusione. Quindi se ci, fa Ray G, se ci fanno Rai Jeiki, poi o Tributo Torrenziale il turno dopo, lei non potrà andare al cimitero e tornare perché non sarà più evocata tramite fusione, ma sarà evocata specialmente. Quindi l'obiettivo sarà rimischiarla nell'Extra Deck dopo che ha utilizzato l'Interazione per poi ricalarla quando, potrà di nuovo quando avremo di nuovo bisogno di lei. L'Ulucaros sta sul terreno per sparare la Negazione e poi deve subito, il più velocemente possibile, tornare nell'Extra Deck in modo da avere sempre accesso al parchetto branded e in modo da poter utilizzare la sua interazione e il suo Reborn, soprattutto, eh, più spesso, insomma. Quindi molto forte. Come materiali vuole un mostro... Eh, cioè, vuole Kit Kalos più un mostro Tiar È veramente molto semplice da calare. Inoltre è un livello 8 calabile di Cartesia. Poi... Caledo Hart fortissimo, rimane molto forte comunque al momento. Eh, fare Caledo più Rull Callos sul terreno è veramente forte come cosa, perché Caledo va al cimitero per effetto di Rull Callos di negare, poi Caledo entra, effetto di Caledo, spinno uno, eh, faccio Furish, cioè è fortissima. Eh, entra, faccio Furish, effetto Furish, spinno uno, cioè fa veramente la spesa sta carta. Troppo forte, non può essere utilizzato per fare fusione, vabbè. Sostanzialmente una volta che ce lo tolgono dal terreno noi non potremo rimischiarcelo, però se ce lo tolgono dal terreno vuol dire che siamo in una situazione di svantaggio, penso. Reparto fusioni generiche, abbiamo fango drago, garura, pre pianta drago peglia, Sono diminuite le fusioni generiche, non ricordo in realtà, forse ne ho tolte una rispetto vabbè sì ovviamente lei era sostituita da Death Frog in questo caso non mi ricordo se nelle vecchie liste ce ne avevo qualcuna in più di fusione forse sì eh, in ogni caso comunque vabbè assolutamente mandatoria queste tre eh, in... sapere come fare il controllo dell'exadec calando le fusioni è veramente molto importante tenete a mente che vabbè lui non lo consideriamo perché non, eh, non può essere utilizzato per fare fusione Però ricordatevi che Sostanzialmente ci sono delle combinazioni Principalmente per rimischiare Kit Kalos Perché Kit Kalos La possiamo recuperare Facendo lei o facendo Garura Perché Kit Kalos è un'oscurità acqua Con un nome diverso da un qualsiasi mostro Che vuole fare fusione Drago Stapeglia ci permette di riciclare Kit Kalos, Lulu Karus e Garura E inoltre Fango Drago delle Paludi ci permette di riciclare Garura Sostanzialmente quello che è più importante da riciclare, quello che è più importante da tenere a mente, è che sostanzialmente non c'è quasi nulla che ci permette di fare questa. cioè, nessuna di queste carte quasi ci permette di riciclare Dragosta Pelia, eccetto Fango Drago delle Paludi. Quindi ricordate che Dragosta può riciclare Fango Drago delle Paludi, e Fango Drago delle Paludi può riciclare Dragosta Pelia. Quindi tenete a mente questa cosa, è letteralmente. L'unico modo per riciclare Dragosta nel cimitero. Ricordate che questo è l'unico modo: quindi con fango drago che abbiamo in questa lista per recuperare Dragosta Pelia, cosa molto importante. Ulteriore reparto abbiamo Syncro, Barone dei fiori. Fortissima, si cala con Cartesia, poi vi faccio vedere la combo e parte della combo attivamente e poi reparto Link Elfa, Dark. Curioso, Apollo usa Boreload. Allora, non sto giocando zero boros. Non mi è mai piaciuto zero boros, richiede troppo dispendio di risorse. E secondo me richiede anche un controllo troppo alto sul tuo exact e sul tuo terreno per essere una giocata sicura. Onestamente, non mi è mai piaciuto per questo motivo. E quindi zero boros non lo gioco. Ho tagliato dalla scorsa recklist Grifone perché è totalmente inutile. Cioè, è una carta che fa veramente cagare, onestamente, al momento. Non sta nemmeno di side. Non voglio, non mi interessa andare a prendere virus. Non mi interessa proprio andare a prendere virus, farmi i meno per andare a fare sta giocata gialla, secondo me. E quindi, curioso, sta so, semplicemente per mandarci al cimitero quello che ci serve. Eh, potreste anche tagliarlo eventualmente. Paradossalmente, per andare a mettere la Gaddes, che io onestamente vorrei fare, ma non lo so. Se onestamente, Gaddes io ce l'ho pronta, in qualsiasi momento. Si può andare ad inserire, al posto di curioso. Però bisogna tenere a mente che curioso è pur sempre curioso, quindi non lo so se lo farò. Comunque rimane una scelta comunque viabile perché vi permette di andare a mandare al cimitero eventuali nomi che non avete fino ad ora triggerato. Per esempio, vi manca la triggerare Sheren, andate a fare lui e poi lui vi permette di passare alla pollusa. Inoltre, considerate che è una calamita lui. Per le interazioni, lui si prenderà sicuramente in permanence. Si prenderà sicuramente Valer. Quindi, se volete evitare di prendervi in permanence o su qualcosa di importante, calate curioso e lui si prenderà sicuramente qualcosa. La gente ha ancora il PTSD a causa di curioso setto robe grazie a Grifone. Quindi, va bene. Oppure mando. Boh. Non lo so. Mando. Il, come cazzo si chiama Spell Canceller? Per rebornarlo, cioè, il curioso. Si, pre si prenderà di tutto. Si prenderà veramente di tutto. È l'unica nota positiva. Però, onestamente, penso di toglierlo. Per andare a mettere la la Goddess Borelod. Secondo me, non dovreste mai tagliarlo. È paradossalmente fortissimo. In mirror match, è enorme. E inoltre, vi toglie Avramax, vi toglie un sacco di problemi quali Dragoon, cose del genere, se qualcuno li gioca, Borel, secondo me in questo mazzo è mandatorio, veramente troppo forte, in Mirror Match è spaventosamente forte, non ho nulla da dire, vabbè, Elfa, Dark sono mandatori in questo mazzo, mentre su Borel curioso ci potreste pensare, questi due sono assolutamente obbligatori, quindi li vado anche a togliere, e Apollo usa, a me piace, onestamente, ci sono periodi nei quali non mi piace, periodi nei quali mi piace, Onestamente io la giocherei, devo essere sincero, infatti la sto giocando. Mi piace come carta è carina. Poi se vai a fare curioso, puoi fare Apollosa da 2 che può essere simpatica come cosa. Poi Xis, vabbè, Reducer, Dueller, in questa versione non gioco la combo per andare a fare Spell Canceller, quindi non mi serve Dugares, anche perché i livelli 4 sono veramente pochi, come vedete, e andare ad avere due livelli 4 sul terreno è fattibile, sì, ma è molto più improbabile rispetto al calare loro. Cioè, devi Fare combo e farti meno, cioè, diciamo che non è propriamente semplice andare a fare la combo di Speranza. Quindi preferisco qualcosa di più sicuro. Lui, vabbè, per il mirror. E lui perché fa partire scelte nel turno avversario ed è veramente forte. Allora, vi faccio vedere la combo che vi dicevo per quanto riguarda la branded in Ike Spirits. Quello che ci serve per questa combo sono uno, due e 3 e 4 quindi queste 4 sono le carte che ci servono per quanto riguarda la combo e per quanto riguarda le carte in mano, noi possiamo letteralmente avere, mettiamo queste share in coperte perché noi possiamo tranquillamente andare a fare Abnis che è il nome peggiore, letteralmente da vedere durante il nostro turno per fare combo. Più Brandine X Spirits, ovviamente, un qualsiasi nome ti ha acqua, ci, ci va bene. Evitiamo di prendere lui. Letteralmente, queste sono le carte che... Ovviamente selezioniamo anche Merli. Queste sono le carte che ci permetteranno di andare a fare la combo. Io adesso metto il mazzo proprio da parte, lo, ve, lo, ve lo tolgo proprio davanti. Quindi... Allora, noi partiamo con queste cinque carte. Tre carte sconosciute, più nome tier, più branded in High Spirits. Allora... Cosa succede? Attiviamo Branded Inari Experience, facciamo vedere il nome tier che abbiamo in mano di costo e mandiamo la carissima Rule Callos deck al cimitero. Risoluzione, decidiamo di scartare e aggiungere. Quindi scartiamo il mostro ri rile rivelato, non so dire rivelato, e aggiungiamo. Cartesia dal deck alla mano ovviamente io sto andando per la combo due carte mi raccomando quindi non sto considerando la possibilità di 1000 di partenze alternative e cose del genere quindi aggiungiamo Cartesia e fin qui va bene effetto di Abnis che ci permetterà di fondere via Lulucaros e Ha eh, cambiato nome mi devo abituare a sta cosa e Abnis per andare ad evocare la carissima Kit Kalos, effetto di Kit Kalos di entrata, mm, facciamo caso che queste qua non siano nessun nome tier, ci andiamo a prendere Meru dal deck alla mano, Merli dal deck alla mano, quindi questa Abnis direi che possiamo anche mm, farla ritornare nel mazzo. Cosa succede adesso? Normal Summon di Blizzing Cartesia, Cartesia la virtuosa, ok. Effetto di Kit Kalos, targetto le stessa, catena Cartesia. Cartesia andrà a fondere Meiru e Kit Kalos per andare ad evocare specialmente Rul Kalos. Quindi abbiamo la, il parino da Nibiru molto prima rispetto a quanto potremmo averlo con prima dell'uscita di questa carta. E... Eh, Kit Kallos ci permetterà, dal momento che il target è stato dato, comunque di evocare specialmente. Quindi noi potremmo evocare specialmente un mostro dalla mano oppure Meiru dal cimitero. Ovviamente in questo caso, dal momento che la, ca la carta è l'unica carta che ci permetterebbe di fare fusione, non evocheremo. Però considerate che se voi fate effetto di Kit Kallos catena, catena cartesia per fare fusione, Kit Kallos vi evocherà comunque... E inoltre Kit Kallos potrà millare 5. Quindi consideriamo Kit Kallos come catena 2 e Merli come catena 1, Kit Kallos millerà 5. Non ci piace quello che abbiamo millato. Facciamo Merli e Kit Kallos. Vanno via e vanno ad evocare Garura. Questo è nel cimitero ancora. Garura. E Cartesia vanno a fare sincro evocazione, vanno ad evocare Barone dei fiori effetto di garura. Peschiamo una carta e se concludiamo così, in end face Cartesia. Si riaggiungerà in mano, questa è una, cosa, è una combo molto divertente che ci fa terminare con un plus assoluto. Abbiamo un Omni Negate, abbiamo un Negate di Special più altre 4 carte in mano. Cartesia che si riadda in hand è veramente forte. Ovviamente ci sono tantissime lane of play per quanto riguarda questa combo, ragazzi, perché dipende tantissimo da quello che avete in mano, da come ve la volete giocare, dipende veramente da tantissimi fattori. Però è una giocata veramente molto stabile, molto forte. Non so dirvi se sarà la giocata del meta, onestamente. Però, secondo me, averla, avere la possibilità di fare una cosa del genere, è veramente, veramente eccezionale come cosa. Secondo me, ragazzi, vi dovreste assolutamente mettere da parte sicuramente a Xperits Cartesia. Se state giocando TR, lei la dovrete prendere per forza. Quindi, spendete quei... 20 euro in più, vi andate a, a evocare Cartesia. E se proprio non potete prendere Barone dei Fiori, cercate qualche altro Sincro 10 che sia interessante da calare. Al momento non mi viene nulla in mente. Volendo, potreste anche calare un Sincro 8 perché potreste trovare il modo per andare a fare la giocata per calare lui. Anche Sincro 9 forse è fattibile? Sì perché potete calare, se giocate do, doppia Kit Kalos, Kit Kalos Meiru possono andare a calare una seconda Kit Kalos e quindi potreste andare a fare qualcosa, insomma avete diversi livelli da poter uh, sfruttare insomma con questa giocata quindi io la utilizzo in questo modo perché ho Barone dei Fiori, ho tutto quello che mi serve, voi ovviamente in base a quello che avete Modificate la giocata in base a quello che riuscite ad avere, insomma, in base a quello che riuscite a comprare anche. Detto questo, ragazzi, questa era la mia decklist 30 minuti di TR. Voglio uccidermi. Noi ci vediamo come al solito domani arrivederci con un nuovo video. Aspetto nei commenti i vostri pensieri. E niente, scrivetemi qua sotto, che cosa ne pensate di questa decklist di TR aggiornata. Oh, oh, oh. Ciao ragazzi. Vado a mangiare.